Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia è tutto questo, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Che bello vedere sgambettare nel bel mezzo del parquet occupato dai grandi il futuro del basket centese. Eh sì, senza questo sgambettare che attira applausi anche dai tifosi avversari, come è accaduto giovedì scorso nel riposo della partita 100 Lecco, non ci sarebbe il futuro dei grandi. Stiamo parlando della scuola basket della Benedetto 1964, una realtà consolidata nel tempo, guidata dall'inossidabile Roberto Spera, che ha sostituito da qualche anno il compianto Andrea Cervi, per anni alla guida del settore giovanile della Benedetto. Parquet, nell'intervallo, sono scesi i giovanissimi della scuola basket
che, mostrando già una buona pallacanestro, si sono dati battaglia a suon dei canestri ed iniziando nell'intervallo della partita di campionato di Serie B Baltur Basket VS Gimar Lecco, il numeroso pubblico presente al Palazzetto dello Sport di Cento, compresi i tifosi lecchesi. Guardiamo questi ragazzini con quale grinta, energia, forza, passione affrontano la prova del canestro. Dopo una partenza bruciante della squadra in casacca rossa, i bianchi a distanza pareggiano i conti, ma allo scadere, come vedete, i rossi piazzano un canestro impossibile del vantaggio. Ma non abbiamo capito se questo canestro dall'arbitro è stato validato. Voi che dite?